Io credo che questa squadra, per come è stata costruita sin dall'inizio fino ad oggi, sta facendo, voglio dire, il massimo. Non è mai facile, voglio dire, vincere in Serie D, e soprattutto se poi in Serie D hai un nome importante alle spalle, come ce l'ha l'Avellino. Quindi vai in tutti i campi e le partite diventano di un coefficiente di difficoltà triplicato a una normale partita. Il ruolo che giocano gli under in Serie D è fondamentale. I più giovani devono capire il valore della maglia. Ma gli under, io credo che se non lo sapevano, penso che se ne sono accorti. Avellino non è una piazza, voglio dire, facile. Io ho visto tanti ragazzi che poi dopo di giovane età, ai miei tempi, ai 18 anni, che giocavano con me in C, B, che oggi poi a distanza di anni stanno ancora giocando in Serie A, e mi ricordo ai suoi ai loro tempi questi ragazzi avevano tante difficoltà ad esprimersi, timore, paura, non è semplice. Quindi capisco benissimo le difficoltà che hanno questi ragazzi, sicuramente hanno delle qualità, ma ovviamente ci vuole anche, voglio dire, un percorso formativo di crescita che gli possono dare delle sicurezze specifiche. Buca Recinelli sono i traghettatori ideali per una squadra che vive un difficile momento di transizione. Sono estremamente convinto che Bugo Racinelli è una coppia, secondo me, giusta, ideale per la piazza d'Avellino, al di là delle qualità tecniche e morali di entrambi i mister. Soprattutto conoscono, voglio dire, l'ambiente, sono persone che a Avellino hanno fatto qualcosa di importante. Soprattutto, ecco, conoscono l'ambiente, conoscono gli umori, conoscono le sensazioni, quelle percezioni che magari un'altra persona che non ha vissuto Avellino non può capire.